Il Ministero della Salute ha messo in atto un protocollo assolutamente rigido in collaborazione con le regioni per tracciare tutte le persone che rientrano. Queste persone, se dovessero avere un qualsiasi problema sanitario, devono seguire il protocollo che gli viene dato ed essere avviati immediatamente al centro di riferimento più vicino. Che tipo di prevenzione possono adottare i volontari che si trovano di fronte ad un caso sospetto di Ebola? Intanto i volontari non dovrebbero essere coinvolti, perché i 118 attraverso lo screening dovrebbero già identificare le persone e applicare in maniera scrupolosa il protocollo previsto dal Ministero della Salute. Negli altri casi, nel caso in cui uno si trovasse di fronte a una persona, prima di tutto non farsi prendere la paura, secondo identificare chiaramente l'area di provenienza e quant'è l'ultimo contatto con quel paese. Chi sta in Italia da più di 21 giorni non rappresenta assolutamente un rischio. Proteggersi con il massimo dei dispositivi di protezione individuale disponibili, come già stabilito dal protocollo della Croce Rossa Italiana, e contattare immediatamente la struttura di riferimento per ulteriori informazioni. Lo scenario futuro invece del virus Ebola in Italia? Noi speriamo che non ci sia uno scenario futuro di virus Ebola in Italia, speriamo invece che ci sia uno scenario di grande cooperazione internazionale per controllare la malattia in quei paesi. È evidente che con l'aumento sistematico del numero di operatori sanitari e umanitari in quei paesi e la possibilità che operatori sanitari e umanitari rientrino e che anche con Ebola esiste. Per questo l'Italia ha fatto un grande sforzo di preparazione e speriamo che grazie a questo sforzo sia possibile contenerlo.